Stasera è di lavorare secondo le indicazioni di Sandra Ingerman, quelle delle notizie di trasmutazione di marzo, che riguardano proprio a cosa stiamo sognando di fatto da svegli, proprio come la nostra vita è influenzata dai pensieri, dalle parole. E soprattutto dalle immagini, da quello che sogniamo da svegli. E lei diceva che se vogliamo veramente fare un cambiamento, un salto, e lei si chiedeva perché, tutto sommato, ci sono tanti come noi, ma al di fuori sembra che le cose non stiano andando proprio bene, perché non riusciamo a fare questo salto? E intanto la mia così. Visione è che stiamo facendo comunque tutti, siamo già in un grande salto e dipende molto da quello che appunto stiamo noi sognando ogni giorno, cioè quello che percepiamo ogni giorno è quello che ci permette di fare un salto, di aumentare le nostre vibrazioni. Però per fare questo è richiesta molta, molta disciplina, molto, molto potere, molta, molta attenzione. E forse questo giorno di equinozio, quindi un giorno in cui c'è il risveglio della natura, della madre terra, questo è il momento giusto proprio per risvegliare anche le nostre coscienze, risvegliare i nostri stati d'animo, risvegliare la nostra consapevolezza. In modo da essere, in modo da poter, diciamo, percepire la realtà in cui siamo, non attraverso che ne so, pensieri bassi di vibrazioni negative, oppure costruiamo la realtà attraverso parole che possono ferire gli altri o ferire noi stessi, ma è importante che facciamo questo salto e quindi pensare sempre cosa c'è dietro ogni nostra parola, cosa c'è dietro ogni nostro pensiero, cosa c'è dietro ogni nostra immaginazione. E questo è proprio quello che gli sciamani dicono, che noi sogniamo sempre, no? Non sogniamo solo durante la notte, ma sogniamo anche durante il giorno. E tutto quello che vi ho detto è il sognare durante il giorno. Quindi possiamo porci la domanda: cosa stiamo sognando di giorno? Cioè, ed è proprio quell'insieme infinito di pensieri, parole, azioni, immagini che costruiamo ogni giorno, che emettiamo ogni giorno, scusate, attraverso quelle noi costruiamo il mondo in cui viviamo. Se siamo contenti, va benissimo. Se vogliamo migliorarci noi, perché solo attraverso il miglioramento personale possiamo migliorare il mondo, allora è importante prendere delle azioni per capire come cambiare il nostro sogno. Che il lavoro sciamanico sia comunque tutto un sogno. E non solo che sia tutto un sogno il lavoro sciamanico, ma che tutta la realtà sia un sogno, possiamo rendercene conto anche attraverso i sogni, quelli della notte. Vi volevo raccontare questo episodio proprio di questi giorni, che quando sogniamo, diciamo così, la terra, ad esempio, che è viva, la terra che ha bisogno, che ne so, di cura, ha bisogno di attenzione, di amore, ha bisogno di ringraziamento. Allora la terra ci parla, cioè è come quando noi poniamo una certa attenzione verso la terra, apriamo il nostro cuore alla terra. Sto parlando alla terra, come pianeta, sto parlando ai pezzi di terra, sto parlando a tutti gli altri figli della terra. Come sono gli alberi, le piante, anche noi siamo i figli della terra, la terra ci parla, no? La terra ci parla.
L'episodio che vi volevo raccontare, qua credo che c'era qualcuno quest'estate. Abbiamo fatto il recupero dell'anima del terreno di là, no? Me lo sono sognato. Secondo me l'abbiamo fatta, no, non al recupero dell'anima. E quando l'abbiamo fatto? Forse gli spiriti della natura. Abbiamo fatto un rituale, siccome ho preso in affitto una terra qui vicino, proprio attaccata, che è stata effettivamente, adesso non vorrei usare termini che danno vibrazioni negative o pesanti, ma comunque che è stata utilizzata per circa 40 anni in maniera intensiva dai contadini, e a un certo punto non produceva più niente e chi ce l'aveva in affitto l'ha abbandonata. Allora l'ho presa io in affitto, ma non per appiantare qualcosa, ma semplicemente per farla rinascere, quindi l'ho lasciata incolta, o meglio, ho messo un po' di semi di erba, proprio perché non aveva più consistenza questa terra. È ferma praticamente da 3 anni e io lo volevo, c'è un pezzettino lì che comunque quest'anno ho detto lo volevo lasciare stare, lo volevo, cioè non volevo, volevo che rimanesse ancora a riposo. E invece una notte mi sono sognato che proprio in quel pezzo di terra lì stavo piantando le patate, ma proprio 3 giorni fa. E sto seguendo questo sogno, infatti sono andato a vangare e praticamente la terra l'ho vista proprio che sta rinascendo. Chi se ne intende un po' di qualità della terra, non voglio fare lezioni di agronomia, di agricoltura. Comunque, quando la terra è molto utilizzata, è impaccata, non ha, cioè, è proprio una cosa che non ha, cioè, è come tutta incollata, diciamo così. Come l'argilla. Come l'argilla, anche se qua non c'è argilla, addirittura questa sarebbe terra sabbiosa. Adesso in 3 anni praticamente, adesso finché la vangavo con la vanga forca, praticamente ha cominciato a essere morbida, ma non solo, ma ha cominciato, ci sono dei vermi che hanno cominciato, è come se stesse rivivendo, è proprio, è un segnale, quello che ho sentito è un segnale che mi ha detto che sta cominciando a guarire un po', quindi dopo anni di fermo, piano piano si sta guarendo e sto seguendo, diciamo, questo sogno. Ieri ho comprato, stamattina ho comprato le patate, l'altro giorno ho vangato, adesso domani le pianterò e vediamo poi cosa succede, insomma. Ma per dire come quando, se noi stabiliamo un certo rapporto con tutti questi esseri viventi che sono altrettanto viventi o anche molto più viventi di noi, allora loro comunicano e noi possiamo comunicare con loro. E allora solo attraverso questo credo che possiamo creare armonia, armonia negli ambienti in cui siamo. Quindi anche diciamo quello che dobbiamo sognare è proprio un mondo fatto di armonia, di relazione, non solo ovviamente anche con gli esseri, diciamo con gli esseri umani, ma anche con tutti gli altri esseri viventi, le piante, gli animali, gli insetti, tutto quanto. Io credo che gli sciamani hanno lavorato sempre nella natura, non lavorano, cioè a meno che insomma non ci siano delle cose particolari. E attraverso la natura ci insegna come stare in armonia, la natura ci insegna come anche trasformare tutte le cose. E quindi questo giorno di equinozio, che poi tra l'altro mi hanno detto che è veramente oggi l'equinozio. Sì, stasera alle 20:30 si sposta. E poi a mezzanotte e qualcosa c'è di una C'è nuova. luna nuova, a mezzanotte c'è luna nuova, quindi è veramente un ciclo perfetto proprio oggi. Io pensavo fosse il 21, ma ieri domani ero impegnato e effettivamente è caduto. E quindi anche il ciclo, infatti,
anche questo è importante, il ciclo della Luna da considerare è importante perché non solo iniziamo una stagione nuova, ma iniziamo anche un ciclo di Luna nuova. E infatti io oggi sempre c'avevo il lunario per l'orto e praticamente oggi che è a fine di luna, diciamo la luna vecchia e l'inizio della luna nuova, ho cominciato a mettere giù delle piante che poi spero che cresceranno con la luna nuova. E questa connessione credo con la natura sia importante. E sognarla, sognare insieme con la natura sia molto molto importante. Io credo se vogliamo prima di tutto noi stabilire un certo equilibrio con noi stessi, dobbiamo cercarlo, e noi tutto attraverso la natura guarisce, non è la medicina che guarisce, ma è proprio è la natura che guarisce, quindi cerchiamo di anche attraverso questo lavoro che faremo questa sera, di sognare veramente un rapporto con la natura che sia diverso da quello che magari siamo con cui siamo cresciuti, quindi un rapporto di utilizzare la natura. In realtà la natura può essere veramente una nostra compagna che ci accompagna proprio nella nostra vita. E quindi l'equinozio di primavera ci aiuta a questo. Ci sono fiori, vedete, comincia a preparare, tutto è in grande, grande fermento. Grande, grande fermento. E come vogliamo iniziare con questo ciclo nuovo, questo fermento con un risveglio? Un risveglio attraverso appunto questo lavoro che faremo nella terra dei sogni, un lavoro ispirato a Sandra Ingerman. Faremo, io direi che facciamo tutto, facciamo un unico rituale, un unico viaggio di fatto, che includa sia, lo faremo in maniera molto semplice per chi non ha mai fatto un lavoro su sognare, però qualcuno di voi sia qui in sala che anche online. Non sento nulla. Ah no, ce n'è solo una che non sente nulla. Ok. Io spero che gli altri sentano. Allora, chi ha già fatto chi sa fare, diciamo così, il labirinto del sogno, può seguire il labirinto del sogno e andare dal maestro del sogno. Chi invece non ha, diciamo, questa esperienza con il sognare, adesso vi spiego un po' la strada per raggiungere il maestro o la maestra del sogno. Una volta che abbiamo lo scopo, diciamo, importante di questa serata è appunto di andare dal maestro del sogno o dalla maestra del sogno e andare intanto che ci faccia vedere i nostri sogni correnti. Sogni da svegli, non quelli da addormentati, anche quelli da addormentati, ma soprattutto quelli da svegli. Cosa stiamo sognando da svegli? Qual è i nostri pensieri? Quali sono i nostri pensieri? Non quelli, magari anche, diciamo che a meno che uno non parla sempre, comunque buona parte della nostra giornata la facciamo magari lavorando in silenzio, però i pensieri ci sono. Quindi la parte dei pensieri molto potrebbe essere prevalente e ovviamente anche la parte delle parole. Cosa diciamo? Come comunichiamo? Ok? Quindi cosa c'è dietro alle parole che emettiamo e cosa c'è dietro ai pensieri che ci vengono? Quali sono, diciamo, le vibrazioni dei pensieri che ci stanno dietro? Fatto questa analisi, ok, quindi ci fa magari vedere una giornata tipica o andando a ritroso anche solamente oggi, capire che vibrazioni ho emesso attraverso i miei pensieri e le mie parole
e anche attraverso le mie immagini. Quindi ovviamente i pensieri possono essere verbali, ma possono essere anche di immagini, di visioni e così via. Una volta fatto questo, l'idea è quella di chiedere sempre al maestro o alla maestra del sogno che ci dia qualche rituale per cambiare questo sogno, diciamo qualche cosa, qualche indicazione che è propria di ciascuno, qualche idea, qualche anche attrezzatura, qualche attrezzo, qualche cosa che ci aiuti a, da una parte, essere consapevole che sogni stiamo facendo di giorno, quindi che pensieri abbiamo, che parole abbiamo e mettiamo, ma anche e soprattutto, da una parte, la consapevolezza e dall'altra come poterli cambiare. Quindi è un processo, io dico, di trasmutazione che è continuo. Ogni pensiero, quasi sempre l'inizio di ogni pensiero è una reazione, molto spesso può essere di paura, può essere di rabbia, può essere di orgoglio, può essere di gelosia, di sensi di colpa, cioè quasi sempre, molto spesso, diciamo, ci sono di invidia, di queste cose, e riuscire a trasformarla, a trasmutarla. Questa è l'idea di questa sera. Allora, intanto io volevo, se volete, aprire tutti i microfoni che ci salutiamo, e poi l'idea è quella di suonare un po' il tamburo insieme, e chi a casa ha il suo tamburo può suonare il tamburo. Metterò però diciamo online dei tamburi che suonano insieme, e quindi, se vogliamo anche un po' muovere l'energia, danzare e attivare un po' l'energia, e poi faremo il viaggio vero e proprio. Non ho detto per chi no, diciamo come raggiungere il maestro o la maestra del sogno. L'idea è questa qua. Ovviamente saremo stesi e sarete seguiti dal suono del tamburo. Possiamo, passando attraverso un varco qualunque, può essere immaginario, può essere una finestra, può essere il passaggio, che ne so, all'interno di una siepe, può essere di fantasia, un colore, diciamo, un foro accerchiato da colori o da altri oggetti, immaginario, perché siamo nel mondo dei sogni, entriamo in un sogno che ci ricordiamo, se qualunque sogno che vi ricordate, in modo da entrare nella terra dei sogni, la chiama Sandra Ingerman. Una volta che siete entrati in un sogno, qualunque, anche se magari lo potete sognare in quel momento lì, intendete, qui l'intenzione è la cosa più importante, come sempre nello sciamanesimo, di andare, di incontrare il vostro maestro o la vostra maestra del sogno. Quindi, primo passaggio è entrare nella terra dei sogni attraverso un vostro sogno, quindi ricordando un vostro sogno, e da lì sognare, ok, sognare di incontrare il vostro maestro o maestra dei sogni. Una volta che l'avete incontrato, chiedete: mostrami quali sono le mie azioni, pensieri, parole, immagini che mi portano a, diciamo, che mi danno delle vibrazioni pesanti, delle vibrazioni, che non sono di pace, di serenità. Una volta che ci ha mostrato queste azioni, che sono in genere azioni ricorrenti, o pensieri ricorrenti, o parole ricorrenti, anche le solite parole tipo vaffa, o magari qualche parola così, sono cose ricorrenti, no? Magari dietro c'è o una delusione, o c'è una ribellione, o c'è, non lo so, insomma, ci sono tante cose, dietro anche delle semplici parole che diciamo spesso.
ad esempio, mi è successo che, magari la racconterò più tardi, cambiarla, cambiare, cioè se io sono in un, che ne so, in una situazione che penso sono fregato oppure sono fottuto, non so, insomma, già questo mi mette in una posizione di vittima, di impossibilità di fare la cosa, capite? Già solo se mi dico così, mi sono veramente, cioè, mi sono bloccato in quella situazione e non prendo in mano niente di me, di quello che posso fare. Fermare, questo è un esempio, insomma, ecco, cambiare, trasformare subito questo, che ne so, mi sento fregato, non lo so, insomma, quello che volete, è un qualche cosa di diverso, che può essere un ringraziamento, può essere un rilasciare, lascio andare questa situazione, quindi vedere come, questo ve lo diranno i vostri spiriti, sia, diciamo, ve lo dirà sempre il maestro o la maestra del sogno, sia, diciamo, la situazione che ti porta in un stato di energia passiva in cui sei vittima o sei, insomma, energia che è tossica, intossicante, e come trasformarla. E questo credo che, quindi, è una forma di autoanalisi fatta attraverso il maestro o la maestra del sogno. Una volta che, diciamo, avete fatto questo, potete concludere il sogno ringraziando la maestra o il maestro e piano piano, e anche qui risvegliandovi, senza addormentarsi però, risvegliandovi da svegli in maniera graduale, potete poi magari farvi qualche appunto, scrivervi degli appunti, perché come i sogni, diciamo, questi svaniscono nel tempo. Ed è importante questo, perché in questo modo riusciamo a creare come delle piccole, possiamo creare delle piccole azioni che cambiano la nostra percezione del mondo, e quindi cambiano sia noi stessi, ma soprattutto il mondo esterno. Perché, ripeto, il problema che abbiamo è perché stiamo vivendo dei sogni collettivi molto molto forti e non abbiamo la forza, la capacità, anche l'educazione, cioè la consapevolezza che possiamo uscire da questi sogni. Ok? Grazie. Per quanto tempo abbiamo per il lavoro di trasformazione e scioglimento di nodi? Possibile lasciare alla Terra il compito oggi? Allora, adesso faremo un viaggio e per capire un rituale o comunque capire cosa dobbiamo fare durante il giorno. Quindi non è che stasera sciogliamo tutte le cose e domani siamo a posto. Io credo, almeno la mia esperienza è che ogni giorno ci sono delle sollecitazioni, diciamo così, che ci inducono ad avere dei pensieri, delle parole, delle reazioni che abbassano il nostro livello di energia. Cioè non è che adesso, dopo il viaggio, sono così per insomma, tutti per tutti i prossimi giorni. Io credo basta solo ascoltare il telegiornale e già l'energia si abbassa notevolmente, per dire, con tutto il rispetto, magari già questo ha fatto abbassare l'energia di qualcuno, scusatemi. Oppure se chiacchieri con qualcuno che si sta lamentando o che sta soffrendo, il tuo compito, anziché di entrare nella sua sofferenza, è quello di poterla trasformare. E questa è la chiave. Quindi non è che stasera troviamo magari anche delle piccole azioni, dei piccoli rituali, dei piccoli cambiamenti di pensiero o anche delle piccole azioni che ci aiutano, da una parte, a essere consapevoli delle vibrazioni che abbiamo dentro, quindi pensieri magari di negativi che, o intossicanti, e intanto essere consapevoli,
e poi come poterli trasformare. Io dico che quando riusciamo a trasformarli, poi piano piano diventa la maggiore abitudine quella di rimanere nelle vibrazioni, diciamo così, elevate e soprattutto cambiare il sogno della nostra vita e quindi entrare in un sogno in cui tutte le situazioni in cui siamo ci aiutano ad elevare la nostra frequenza piuttosto che abbassarla. Quindi è un cambiamento che all'inizio è, come dire, può essere graduale, può essere necessario molto molto tempo, ma questa, almeno nel mio piccolo, la mia piccola esperienza è che nel momento in cui riusciamo a entrare in maniera sostanziale nei meccanismi interiori nostri, dei pensieri, delle azioni, delle parole nostre, queste poi cambiano il mondo e ci porta, senza accorgerci, in un mondo, in situazioni lavorative, relazioni, ambientali, che non ci costringono a cambiare ogni momento il nostro sogno. Quindi è proprio un cambiamento poi paradigmatico della nostra vita, della nostra realtà. Se riusciamo a, come dire, a portarlo nella vita quotidiana. È possibile lasciare alla Terra il compito oggi? Vedrai te quello che ti aiuterà a trasformare. Sicuramente la Terra è un grande trasformatore. Io quando ho un piccolo orto e sicuramente nel mio orto, come dire, la Terra mi trasforma molte delle mie emozioni, dei miei stati d'animo, e la Terra non ha giudizio, nel senso che se ho, magari sono arrabbiato oppure se mi sento triste, magari vado a vangare la terra oppure vado a piantare delle cose, senza giudizio prende queste emozioni, che per lei è pura energia, e le trasforma. Quindi sicuramente anche un lavorare con la terra può essere un rituale, ma come dicevo prima potrebbe anche essere suonare il tamburo, ma tante altre cose, insomma, basta magari un respiro, basta un cambiamento di consapevolezza, quindi un cambiamento come atto di volontà, insomma, ecco, e quindi dire ok, non voglio stare in questo pensiero, in questo stato d'animo, oppure in queste reazioni, in queste parole che feriscono gli altri e feriscono anche me. Ok, allora spero che lo scopo sia chiaro, magari ripeto un po' più un'altra volta i passaggi. Se non è chiaro, potete fare qualche domanda, alzando la mano vi do anche il microfono. Mi preoccupo che non ci sia un'interazione. C'è qualche... Mi sentite almeno? Sì? Sì, si sente, vero? Sono stato troppo chiaro? È così, che non ci sono domande? Ok, dai, una domanda la facciamo, grazie. Vediamo chi c'è. Però non vedo. No, non c'è più la domanda. Si sente bene, ora si sente. Era solo un coso, era solo una reazione, ho capito. Va bene, è tutto chiaro, perfetto. Allora, io direi che possiamo iniziare. I passaggi sono questi. Stavo pensando, mentre il varco può essere di tanti tipi, può essere anche un fiore, la corolla di un fiore, può essere un mandala, può essere un varco di nuvole nel cielo, un quadro che avete visto, i passaggi che ci sono, diciamo così, di vario tipo, che anche immaginari, perché quelli del sogno in genere sono immaginari, immaginiamo proprio di superare una soglia, un varco, un cancello, come diceva Carlos Castaneda, e entriamo nei sogni. Come facciamo a sapere che siamo nei sogni? Ci allacciamo a un sogno, cerchiamo di ricordare un sogno, e se no lo sogniamo in questo momento,
e da quel sogno, con la nostra intenzione, andiamo a sognare il nostro maestro del sogno o la nostra maestra del sogno. Gli chiediamo, siccome dicevo prima, per gli sciamani non c'è nessuna differenza fra il sognare da svegli e il sognare da addormentati, e tutto quello che vi ho detto prima non è nient'altro che il sognare da svegli, sicuramente il maestro o la maestra del sogno ci potrà indicare quali sono i sogni nostri, sogni da svegli, quindi pensieri, parole, azioni, situazioni che ci abbassano le vibrazioni. E il secondo passaggio, quindi, che ci faccia mostrare come una veloce ricapitolazione di quello che facciamo durante il giorno, e che ci mostrino un piccolo rituale, oppure delle indicazioni che potrebbero non essere un rituale, ma anche semplicemente delle istruzioni su come possiamo trasformare questi sogni che con le vibrazioni basse, questi pensieri, parole, azioni, immagini, quei pensieri vibrazioni basse, come possiamo elevare, come possiamo fare il nostro salto finalmente qualitativo della vita. Allora c'è Lara che chiede: il maestro del sogno risponde ad un nome oppure si presenta come maestro? Lo vedrai te, sicuramente è uno spirito che ha un nome, puoi chiederglielo magari questa volta o la prossima, oppure lo riconoscerai, dipende un po'. Se non ti dice niente, intanto considera il maestro. C'è anche un'osservazione, una domanda in sala. Può utilizzare il labirinto del sogno per arrivare al maestro del sogno? Sì, allora, l'avevo detto prima, chi ha fatto i seminari su sognare può tranquillamente utilizzare il labirinto del sogno. Grazie. Assolutamente sì. Ok? Allora, io direi che ci siamo, possiamo iniziare questo sogno nuovo, è il momento giusto, equinozio di primavera, luna nuova, direi che è il momento più adatto. Qui in sala si sono già stesi con le loro copertine e quindi va bene. Chi invece per voi online potete sistemarvi, se va benissimo, coricati oppure anche comodi su una sedia, potete abbassare le luci, è meglio anche qui adesso abbasseremo le luci. Mettetevi rilassati. Anche dopo, quando vi finiremo il suono del tamburo, non vi preoccupate che vi indurrà in uno stato, questo è il suono del tamburo, vi indurrà in uno stato di rilassamento, per cui sarà molto molto facile sognare. Per chi online il tamburo è registrato per garantire la qualità del suono, e per chi invece è qua sarà dal vivo. Anzi, lo mettiamo subito. Lo facciamo doppio? Sì. Aspettate un attimo. Allora, io qui in sala abbasso un po' le luci. No? Allora, sistemo loro online, dopo vengo coi tamburi. Tanto tutti quanti potete porre l'intenzione di questo sogno. E si chiama, nel linguaggio del sognare, incubate. Fate un'incubazione di questo sogno, e l'incubazione sarà quella di sognare il vostro maestro e maestra del sogno, e che questo vi mostri quali sono i vostri sogni che vi abbassano le vibrazioni, la qualità della vita e come potete elevarle, innalzarle.
E ripeto, non è un lavoro egoistico, perché elevando le vostre vibrazioni, elevate le vibrazioni di tutte anche le altre persone che sono vicino a voi. Allora, intanto facciamo un test sul tamburo. Anzi, lo metto così. Adesso qui è, diciamo, a metà, giusto per capire il volume, se vi va bene, ve lo lascio un attimo. Vi va bene come volume? Datemi un segnale online. Va bene. Si sente, vero? Sì. Ok, va benissimo. Perfetto, grazie. Allora, andiamo. E lo facciamo partire dall'inizio. Lo facciamo lunghetto, insomma, un viaggio di una ventina di minuti, che così almeno abbiamo il tempo di fare un bel sogno. E se vi fermate un po' prima, quando vi svegliate, prendetevi nota, che l'abbiate capito oppure no, sia quali sono le vostre azioni, pensieri, parole che abbassano le vostre vibrazioni usuali, quindi quelle più ripetitive, partiamo da lì, e anche come, quale indicazione vi ha dato il vostro maestro del sogno o maestra del sogno, come poterle trasformare, cambiare il vostro sogno. Fate qualche respiro tutti quanti. E buon viaggio. Thank you.
sale, adesso ho messo il microfono che si possa sentire tutti quanti.